Allora, i candidati del Movimento 5 Stelle vengono scelti tramite il web. Hanno esperienza per governare una città come Cagliari, secondo lei? Secondo me sì, perché io ho girato molto l'Italia in questi ultimi mesi e mi sono imbattuto in molti candidati del Movimento 5 Stelle che hanno dimostrato di avere eccezionali capacità di governo nell'amministrazione locale. E l'esperienza mi dice che la maggior parte dei comuni amministrati dal Movimento 5 Stelle è amministrata molto bene, nonostante questi pseudo scandali che avrebbero dovuto travolgere il sindaco Novarin o il sindaco Pizzarotti, perché in realtà si tratta di scandali costruiti ad arte, perché in realtà si tratta di due amministratori molto bravi e molto capaci di fare delle cose rivoluzionarie. Per esempio Nogarin ha introdotto per primo in Italia il reddito sociale, che è stata una novità. Ecco, la domanda io volevo proprio chiedere questo, il reddito di residenza secondo lei è applicabile? Sì, secondo me è applicabile, perché intanto lo prevede la Costituzione, l'articolo 38 della Costituzione, dice che la Repubblica provvede a dare un reddito ai cittadini bisognosi e ai disoccupati involontari, ai vecchi e a quelli che sono nella impossibilità. Quindi c'è un principio generale che si potrebbe applicare. Che si potrebbe. Poi per quanto riguarda i singoli comuni, ogni comune, se dispone di somme di denaro che sono state ricavate da risparmi o da altre cose, possono destinare alle famiglie più bisognose, a quelli che non hanno redditi, a quelli che hanno famiglie numerose, perché questo è perfettamente legittimo. Facendo un elenco delle famiglie e indicando quali sono i requisiti, chiaramente si deve trattare di disoccupati involontari o di famiglie che non hanno, quindi già sono state il problema della Sardegna, il nostro isolamento, lei è conoscente del nostro isolamento, sì. E secondo lei come potrebbe incidere un candidato di 5 Stelle che si insegna nel comune di Cagliari per romperlo, per cercare di ottenere qualcosa dallo Stato centrale? Per abbattere questo isolamento, cioè intanto collegamenti aerei. Io metto nel programma del Movimento 5 Stelle qui a Cagliari che è prevista proprio la utilizzazione dei risparmi ricavati dalle spese che non sono necessarie e che devono essere destinate alle famiglie bisognose e a quelli che sono più diciamo bisognosi delle... Ora che succede? Che questa soluzione è una soluzione intermedia, perché noi dobbiamo tentare di far capire al governo centrale che è dovere del governo attuare la Costituzione. Qui è una parte della Costituzione che non è stata attuata e che si collega con l'articolo 3 che dice il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato. Quindi si tratta di un punto cruciale della Costituzione Repubblicana. Un'ultima domanda, lei è venuto qui per sponsorizzare la candidatura di Antonietta Martinez, quindi cosa vorrebbe dire ai cagliaritani per votarla? Io vorrei dire che secondo me questa imprenditrice molto brava in materia informatica è molto onesta, è molto capace, ha un programma e una squadra molto affiatata e molto in grado di svolgere e di attuare il programma importante che le loro si sono proposte. Io sono garante della serietà di questi ragazzi e sono certo che loro riusciranno a fare delle cose che sembrano impossibili, ma che sono riusciti a fare anche in altre città. Quindi è interesse dei cagliaritani puntare su queste persone, perché sono sicuramente di livello eccezionale. La ringrazio, dottor Iposimato, e buona permanenza.